180 g di farina tipo 0 e 120 g di semola rimacinata di grano duro. Sciogliete in 50 ml di acqua naturale 10 g di lievito di birra fresco con un cucchiaino di zucchero semolato. Una ricetta ideale per una cena in famiglia o con gli amici che di certo farà la felicità di tutti i vostri ospiti, perché l'impasto è davvero fantastico. Una volta che avete sciolto il lievito, versate anche un cucchiaio di olio extravergine di oliva e 330 ml di acqua naturale. Versate l'acqua poco per volta e amalgamate benissimo il vostro composto. Una volta che avete fatto assorbire, diciamo, tutta la farina, o comunque gran parte della farina in questo modo che ancora diciamo è grezza, andiamo a versare 10 g di sale e adesso cominciamo proprio un pochettino a impastare come meglio possiamo il nostro impasto, perché ovviamente è un impasto molle, quindi andiamo a amalgamare in un certo senso bene il nostro impasto. Una volta che abbiamo ottenuto questo panetto, come vedete che ancora è mollo, lo ricopriamo con la pellicola e con un canovaccio pulito lo lasciamo riposare o dentro il forno, però mi raccomando con luce spenta, oppure a temperatura ambiente. L'importante è che non c'è molto freddo. Lo facciamo riposare un'ora. Dopo un'ora prendiamo un'altra ciotola, ungiamo bene la ciotola con l'olio extravergine di oliva e versiamo il nostro impasto all'interno. A questo punto possiamo realizzare delle pieghe, come vedete, cioè avvolgiamo il nostro impasto su se stesso, come vedete nel video. Lo dobbiamo proprio arrotolare su se stesso. Una volta che abbiamo realizzato queste pieghe, questo ci permetterà di far inglobare più aria possibile al nostro panetto, lo ricopriamo nuovamente con la pellicola, mettiamo un canovaccio pulito e questa volta conserviamo dentro il forno spento ma con luce accesa e lo facciamo riposare, quindi lo facciamo lievitare per circa 3 ore. Questo è un impasto semplice da fare, morbido e croccante allo stesso tempo. Morbidissimo da lavorare e squisito al morso. Con questa serie di trucchetti che vanno dalla stesura alla cottura, otterrete una pizza buona come in panificio, ragazzi, è super super buona. Dopo 3 ore di lievitazione, prendete la vostra teglia, io metto la carta forno, ungete bene la teglia con l'olio extravergine di oliva, però se avete una buona teglia antiaderente potete non mettere la carta forno. L'importante è che la teglia è oliata bene, mi raccomando. Versate il vostro impasto e stendete il vostro impasto su tutta la teglia, quindi andiamo ad allungare questo impasto. Una volta che abbiamo steso tutto il nostro impasto, ricoprite con un canovaccio pulito e fate riposare ancora per circa 30 minuti. Questa volta la potete lasciare a temperatura ambiente. Se realizzate la pizza in inverno e fa freddo, ragazzi, dentro il forno, anche con luce spenta o luce accesa, però dentro il forno, non a temperatura ambiente, quindi in pieno inverno no. Dopo circa 30 minuti che ho fatto lievitare il mio impasto, vado a massaggiare con le dita il mio impasto e poi vado a mettere il condimento. Ovviamente, ragazzi, personalizzate il condimento della vostra pizza. E infornate con un forno statico a 250 gradi per circa 10 minuti nella parte più bassa del forno, proprio a contatto col forno. Dopo 10 minuti riprendete la vostra pizza e la mettete nel ripiano di mezzo, quindi potete aggiungere la mozzarella, quello che preferite, e la fate cuocere per altri 10 minuti. I minuti di cottura dipendono molto dal vostro forno, quindi fate attenzione alla cottura, ragazzi, una pizza buonissima. 50 ml di acqua naturale, sciogliete un cucchiaino di zucchero semolato con 10 g di lievito di birra fresco. Una volta che avete sciolto bene il lievito, prendete una ciotola grande e versate 360 g di farina tipo 0 e 140 g di semola rimacinata di grano duro. Amalgamate bene il tutto e versate il lievito che avete sciolto, un cucchiaio di olio extravergine di oliva e 330 ml di acqua naturale a temperatura ambiente. Amalgamate benissimo il tutto. Una volta che avete amalgamato e assorbito tutta la farina, potete versare anche 10 g di sale. Io ho condito in questo modo la mia pizza con olive, con mozzarella, con rucola. Ovviamente voi potete realizzare anche una semplice margherita con pomodoro mozzarella, oppure alla base margherita possiamo aggiungere tutti gli ingredienti che vogliamo: origano, funghi, salumi e tanto altro. Potete ovviamente personalizzare la ricetta come preferite. Una volta che avete amalgamato bene anche il sale, ricoprite con la pellicola e
Facciamo riposare a temperatura ambiente se non c'è freddo, se no la mettiamo dentro il forno spento con luce spenta a riposare per un'ora e mezza. Dopo un'ora e mezza riprendiamo la nostra ciotola, prendiamo anche un'altra ciotola, ungiamo la ciotola con l'olio extravergine di oliva e versiamo il nostro impasto all'interno dell'altra ciotola. Ovviamente ci aiutiamo con una spatola e adesso dobbiamo realizzare delle semplicissime pieghe. Quindi praticamente dobbiamo piegare l'impasto, come vedete, su se stesso. Lo solleviamo, lo arrotoliamo e lo pieghiamo su se stesso. Una volta che abbiamo realizzato un po' di queste pieghe, ricopriamo nuovamente con la pellicola, con un canovaccio pulito e questa volta conserviamo dentro il forno spento, ma con luce accesa. Quindi questa volta possiamo accendere la luce e facciamo lievitare il nostro impasto per circa 3 ore. Dopo 3 ore ungiamo benissimo una teglia con l'olio extravergine d'oliva, versiamo il nostro impasto e lo stendiamo piano piano senza schiacciare troppo, lo dobbiamo proprio allungare e stendere su tutta la teglia. Io metto le olive, ho utilizzato olive verde in salamoia, ricopro con un canovaccio pulito e faccio lievitare ancora per circa 40 minuti. Dopo 40 minuti prendo la mia teglia in forno a 250 gradi, forno statico per circa 10 minuti. Trascorso questo tempo, quindi 10 minuti, ragazzi, i primi 10 minuti faccio cuocere la mia pizza nel ripiano più basso, proprio a contatto con il forno. Quindi sforno la mia pizza dopo 10 minuti, vado a mettere olio extravergine di oliva, come vedete, olio extravergine di oliva, e poi metto mozzarella, oppure formaggio a pasta filata, un formaggio che voi preferite, e faccio cuocere ancora per circa 5 minuti nel ripiano di mezzo. I minuti di cottura possono cambiare da forno a forno perché ovviamente ogni forno funziona in modo diverso. Io l'ho messa nel piano di mezzo per circa 5 minuti e poi ho ricoperto con la rucola ben lavata. Ragazzi, è una pizza super super buona, morbida e croccante al punto giusto. Provatela e fatemi sapere cosa ne pensate. Se la provate, lasciatemi un commento, lo sapete che ci tengo tantissimo. Se volete, lasciatemi un bel like, iscrivetevi nel mio canale YouTube Cartisia, perché ci sono in arrivo tantissime video ricette super golose, ma anche sul mio canale troverete tantissimi video sul fai da te, rimedi naturali e da poco tempo a questa parte troverete anche sugli short le notizie, quindi le news. Beh, insomma, sul mio canale troverete un po' di tutto. Quindi vi aspetto sul mio canale YouTube Cartisia, su Facebook, su Instagram oppure su TikTok, sempre come ricette golose su di Cartisia. Ragazzi, su Facebook troverete la pagina Facebook Ricette Golose di Cartisia. Quindi non cercate il profilo, ma cercate la pagina Facebook. Vi mando un bacione grande grande e ci vediamo al prossimo video tutorial. Ciao, alla prossima. Baci da Cartisia.